Sì, grazie, grazie Alfredo, buon pomeriggio ovviamente ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare al dottor Fazi, sempre impegnatissimo ma sempre disponibile, lo possiamo dire senza tema di smentita, anche per comunicare attraverso i canali dell'informazione quella che è la situazione di questa emergenza sanitaria. Dottor Fazi, c'è un calo consolidato dei casi ormai già da diverse settimane, insomma. Bisogna essere positivi per i prossimi giorni, per le prossime settimane. Allora, sicuramente sì, c'è stato un calo evidente nel numero dei soggetti risultati positivi ai tamponi molecolari, ma questo era abbastanza preventivabile. Perché? Perché di fatto noi in Abruzzo, in particolare noi della provincia di Pescara, di fatto abbiamo inaugurato la terza ondata in Italia e quindi di conseguenza adesso stiamo usufruendo in maniera diciamo positiva delle situazioni che hanno purtroppo obbligato la nostra provincia, la nostra città a diventare zona rossa. Ovviamente quelle restrizioni hanno fatto sì che adesso stiamo appunto avendo un numero minore di casi. Cosa succederà nel prossimo futuro? Allora, innanzitutto, come già ormai sappiamo, il caldo ci verrà incontro perché con il caldo il virus circola di meno. Di contro, dal 26 ci saranno queste riaperture programmate di diverse attività. C'è Ora, da essere, dottor Fazi, preoccupati per le riaperture? ecco, un po' preoccupati sì, dipende però sempre da noi, cioè se la gente, il cittadino, riesce a mantenere un atteggiamento congruo, quindi mascherina indossata bene, distanziamento sociale, lavaggio delle mani, forse riusciremo ad avere un minor numero di casi. Purtroppo, la medicina non è una scienza esatta, ma per queste situazioni lo può diventare, nel senso che, quando c'è una patologia trasmissibile, per via aerea, è naturale che se c'è un incontro di più persone, è naturale che ovviamente si ha un maggior numero di casi, quindi probabilmente con la riapertura potremmo avere dopo una latenza di 2-3 settimane, forse un aumento di casi, speriamo che sia molto molto contenuto. Quindi tra 2 o 3 settimane dovremo ovviamente vedere quella che sarà la situazione. Dottor Fazi, le chiedo, in questo calo generalizzato ormai che è in atto da diversi giorni del numero dei positivi, quanto sta incidendo la campagna vaccinale che ormai è entrata pienamente nel vivo? Beh, sicuramente, dicevamo, le restrizioni per quanto riguarda la provincia di Pescara e poi a seguire anche le altre province, le altre regioni o i singoli comuni. Sicuramente le restrizioni hanno dato un contributo al contenimento dei nuovi casi. Sicuramente la campagna vaccinale, anche se percentualmente ancora non è elevato il numero degli italiani che è stato sottoposto al vaccino, però ovviamente anche la campagna vaccinale ha contribuito, non saprei dire in quale percentuale, ma sicuramente ha contribuito a non far circolare il virus. E poi un'altra situazione favorevole, sono stati bei giorni di caldo, comunque di temperatura elevata che si sono avute nelle ultime settimane e, come dicevo prima, il caldo non fa circolare il virus. La riapertura delle scuole, ormai già da 2 settimane, un altro capitolo che genera delle discussioni. I numeri dicono che però si sono avuti casi piuttosto contenuti di ragazzi all'interno delle nostre scuole. È così, dottor Fazio? Sembra proprio di sì, però anche il problema legato alla riapertura delle scuole è un problema che un po' ci fa appunto preoccupare. Speriamo adesso ci sarà dal 26 una riapertura
completa delle scuole, e oggettivamente questa è una situazione che lascia preoccupati, ma ho visto anche che anche le autorità del mondo scuola lo sono, quindi non è solamente il tecnico, il medico che si preoccupa di queste cose, perché oggettivamente quando tu metti dentro una stanza parecchie persone, per quanto queste persone possano stare attente, il rischio di circolazione c'è. E poi c'è il dato relativo, e se ne è parlato tanto, se ne sta parlando adesso, dei trasporti di questi alunni scolari, perché ovviamente bisogna sapersi organizzare a livello appunto di trasporti. Non sono io che posso dare dei suggerimenti, però sicuramente magari un'apertura dell'orario scolastico differenziato forse potrebbe mitigare appunto la possibilità di nuovi contagi. Linea allo studio a te, Alfredo, per qualche domanda, qualche considerazione col dottor Paolo Fasi. Sì, il dottore prima ha accennato al tema dei vaccini, sul quale vorrei tornare, perché insomma, tra tante difficoltà la campagna vaccinale sta andando avanti, difficoltà dovute non solo alla logistica ma anche all'approvvigionamento delle dosi. Il presidente Marsilio anche oggi ai microfoni di Sky ha ribadito che entro settembre l'Abruzzo completerà la campagna vaccinale, ma la domanda che io le faccio, forse chiedendo anche di più alle sue capacità di previsione, è fino a che punto, insomma, a che punto dovremo arrivare con la copertura vaccinale per innanzitutto vedere la curva dei decessi crollare, e quella è la prima cosa che ci auguriamo tutti, e poi anche una minore circolazione del virus che consenta una maggiore tranquillità negli spostamenti e nella vita, diciamo, quasi normale. Allora, sembra che per avere una copertura vaccinale in grado di far circolare meno il virus sia importante vaccinare circa l'80% della popolazione. E quindi tra luglio e agosto probabilmente il 100% degli italiani sarà vaccinato. Ovviamente bisognerà poi pensare ai richiami, ma questo già lo si sapeva. Questo al netto della possibilità che possano esserci delle varianti più o meno pericolose, ma al momento sembra di no, perché quelle che stanno vincendo, diciamo, la lotta fra di loro ad essere la variante più performante, al momento è stata vinta, perlomeno nei nostri territori, dalla cosiddetta variante inglese, che tutto sommato è sicuramente dotata di una maggiore contagiosità, ma abbiamo visto che non è più patogena del ceppo, diciamo, wild type, del ceppo di Wuhan. E quindi pensate che circola circa nell'ordine del 92-93% qui in Abruzzo, tra l'80 e il 90% in Italia. Quindi attualmente il ceppo vincente, che è ben controllato dai vaccini, e quindi se proprio dobbiamo scommettere sulla prevalenza di un ceppo nei mesi prossimi, scommettiamo ancora sulla variante inglese, perché è una competizione che avviene nel microscopico, ma che c'è, perché anche lì il ceppo più forte riesce a vincere e a eliminare i concorrenti. Per quanto invece attiene, insomma, all'autunno, guardiamo oltre, diciamo, così come sta facendo in queste ore il presidente della regione Abruzzo, che autunno ci aspetta, forse con i richiami del vaccino per chi insomma, questo inverno ha già usufruito delle dosi, ma secondo lei ci potrà essere un autunno e un inverno soprattutto di maggiore tranquillità con la campagna vaccinale, ormai si spera prossima all'immunità di gregge? Allora, noi dobbiamo però pensare una cosa: sicuramente l'inverno prossimo sarà da questo punto di vista migliore rispetto
a quello recentemente passato. Abbiamo avuto tra autunno e inverno delle ondate di Covid-19 pazzesche. E fortunatamente la diga rappresentata da tutti, ma in particolare dal mondo sanità, mondo ospedaliero, fortunatamente ha retto, certe volte con un po' di difficoltà, ma ha retto. È naturale che il numero di vaccinati sicuramente garantirà una minore circolazione del virus. E mi aspetto anche però un atteggiamento congruo della popolazione nei prossimi mesi estivi, dove il virus non si farà vedere sotto forma di malati e di decessi, ma circolerà sicuramente meno che in inverno, che in autunno, ma circolerà. Per cui se noi arriveremo in autunno con un numero limitato di soggetti asintomatici, probabilmente, pur avendo dei casi, nuovi casi nella prossima invernata, sicuramente non avremo un'ondata micidiale, ma semmai una piccola ondata che ci accompagnerà fino alla primavera inoltrata, così come abbiamo visto l'anno scorso, stiamo vedendo attualmente. Dottor Fazio, io ovviamente la ringrazio per questa ovviamente opportunità che ci ha dato anche oggi di questa diretta nel corso del TG6, ma prima di lasciarla le faccio una domanda a metà tra la cronaca e lo sport, perché lo possiamo dire, questa mattina sono stati fatti nuovi tamponi ai giocatori del Pescara, un tema molto caldo in queste ultime settimane. Ovviamente non ci sono ancora risultati, ma le chiedo da medico se si può essere positivi e ottimisti per il ritorno in campo dei giocatori del Pescara in condizioni accettabili per poter chiudere il campionato e provare a ottenere questa salvezza. Sì, innanzitutto oggi vediamo quali saranno gli esiti dei tamponi effettuati. Già quelli effettuati domenica sono risultati negativi e c'è una certa indicazione, un certo ottimismo, nel senso che probabilmente il virus non ha circolato nel gruppo squadra. Oggi ovviamente il dato sarà ancora più importante, più significativo, avremo le risposte nel tardo pomeriggio. È naturale che questi giocatori si stanno allenando singolarmente e quindi hanno difficoltà a fare un allenamento così come sono abituati a farlo nella programmazione di una partita da effettuare. Il 26 dovrebbero tornare tra virgolette liberi, Covid free, però purtroppo già il 27 ci sarà la prima partita. È naturale che questa è una situazione che dà un po' di preoccupazione sia sulla tenuta atletica che anche sulla preparazione tecnico-tattica che l'allenatore dovrà dare ai giocatori, pur non vedendoli diciamo, insieme in schemi di gioco diciamo, dal vivo su un campo di calcio, ecco, di allenamento.